Solo, grande attrice, presidente di giuria e il primo, tra l'altro, il primo film che sarà proiettato oggi in anteprima, il Lacci di Lucchetti, e diretto da Daniele Lucchetti, interpretato da Luigi Locascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, che tra l'altro ricordo prossimamente avremo dei collegamenti direttamente da Venezia, quindi, e non solo, ne troveremo delle curiosità. Bene, passiamo subito al prossimo intervento, prossimo ospite qui a nonellaradio.it, a terza pagina magazine. La ringrazio fin d'ora di essere qui con noi e diamo il benvenuto a Camilla Filippi. Ciao. Camilla, buonasera, eccoci qua, pronti Buonasera e Camilla. complimenti ancora per questo nuovo romanzo, La sorella sbagliata, che è tutta da scoprire qui in libreria per HarperCollins dal 3 settembre. Noi lanciamo questa anteprima. Prego, Camilla. Beh, La sorella sbagliata è la storia di due sorelle, una spastica e l'altra no, che affrontano un viaggio nel 1978, che è l'anno in cui passa la legge per cui le scuole devono accogliere i bambini diversamente abili, e fanno questo viaggio insieme a un piccolo cane paraplegico, a un ragazzo che si chiama Ivan l'Indiano, perché è appassionato dell'India, ma l'India non l'ha mai vista, e un'avvocatessa transessuale, che si chiama Susie. È un viaggio un po' rocambolesco e un po' tragico, ma anche comico. Prego, Cri. Allora, ciao Camilla, Ciao. io devo dire che sei un'attrice favolosa. Grazie mille. Quando Alessandro mi ha detto Camilla Filippi, dico, ecco, perché a me piaci tanto. Io ti ho Grazie. seguito in tanti film, tra cui anche quello Tutto può succedere, che a me piaceva tantissimo, piace tantissimo, anche perché fai la mamma, insomma, di un ragazzino con delle difficoltà. Autistico. Ecco, sì. Anzi, con l'Asperger, sì, che è una, diciamo, una parte della fisica. Quindi, da attrice, anche scrittrice, quindi questo libro, ma è un libro, una mia curiosità, tratto da una storia vera, No. è una storia, cioè, quindi un frutto della tua fantasia, insomma, una Sì. storia fantastica. E come mai l'idea di mettere insieme, diversi, ecco, personaggi con le loro storie, le loro situazioni? Perché vedo anche, ecco, Ivan che è innamorato dell'India, però non l'ha vista, e poi c'è questo Rossano, se non sbaglio, Sì, Rossano, detta che Rosy. Transessuale. Rosy, che è questo, insomma, dovrebbe essere un travestito, no, transessuale. Esatto, Co esattamente, e sì. questa idea nasce, raccontaci un po'. Allora, il mio romanzo, che è un romanzo di fantasia, ha solo una cosa che è vera, nel senso che io conosco la disabilità perché nella mia famiglia ci sono due componenti, una mia zia che è spastica e l'altro mio zio che ha avuto una lesione cerebrale col forcipe. E quindi, diciamo, quella è materia che conosco bene. Quello che mi andava di raccontare, di sfrucugliare, era il rapporto tra due sorelle e la difficoltà di essere sorelle. Infatti si chiama La sorella sbagliata, ma nel viaggio poi si capirà che nessuno è realmente sbagliato, che a turno siamo sbagliati tutti. E mi piaceva mettere insieme vari personaggi che all'apparenza possono sembrare diversi, per qualcuno sbagliati, e invece, proprio come le nostre due sorelle, anche loro non sono sbagliati. Beh, Questo, un po' vai? come tutti noi che ci sentiamo Esattamente. sempre un po' sbagliati in Esatto. quello che facciamo. E poi io poi non ho una sorella, però non so il rapporto come possa essere un rapporto, ecco, tra sorelle. Quindi Beh, i dove. rapporti tra fratelli e sorelle è sempre difficile perché è spesso anche competitivo, no? Sei quella bella o quella brutta, o sei quella intelligente, quello un po' più meno intelligente, sei quello famoso, quello non famoso, cioè è molto, sono molto complessi gli equilibri, All'interno. diciamo, sì. Però ecco, questo viaggio appunto non è un viaggio triste, è un viaggio, cioè tutto ciò che è in movimento, secondo me, dal mio punto di vista, è vivo,
e quindi bello, a prescindere che poi possano accadere cose brutte anche in mezzo. Ho imparato no, che ma dalla vita... l'idea del movimento, al di là del titolo, però proprio come trama, dall'idea di un movimento, non di un qualcosa di, come dire, sì, statico. Parliamo di movimento, dal mio comunicato, parliamo di movimento da Stromboli fino ad arrivare alle Marche, non solo. Ecco, una curiosità che volevo togliermi, ecco, hai focalizzato tutto sul tema della disabilità o è tutto nato, diciamo, seguendo un tuo filone? Perché poi tra l'altro nel libro si parla anche con uno sfondo dedicato anche al sequestro Aldo Moro e non solo, cioè è un intreccio comunque di situazioni. Sì, assolutamente. Allora, Moro c'è di sfondo perché è come se noi raccontassimo un romanzo ambientato a marzo del 2020, cioè puoi raccontare quello che vuoi ma è molto difficile non raccontare del Covid. La stessa cosa certo. Per me era, essendo ambientato nel 78, in quei mesi non potevo non parlare di Moro. A me appunto interessava l'umanità, e più accadono un sacco di avvenimenti e questi avvenimenti si ripercuotono sulla vita di ognuno dei miei personaggi. E appunto un viaggio è una metafora di tante cose, no? Il viaggio verso se stessi, poi lo è fisicamente un viaggio, e quindi appunto più lungo era il viaggio, più la possibilità di mettersi in discussione aumentava. Un'altra curiosità, più attrice o scrittrice? Il mio è un romanzo di personaggi, io quando faccio l'attrice e interpreto personaggi ci vedo poca differenza. Bene, e vedo tra l'altro che attualmente sei impegnata per le nuove riprese della Stanza, il tuo nuovo film. Film, sì, l'abbiamo in realtà appena finito con Guido Caprino e Edoardo Pesce, e prodotto da Lucky Red per la regia di Stefano Lodovichi. È stata un'esperienza molto forte perché è un horror thriller dei sentimenti, quindi è stato fisicamente e psicologicamente molto tosto, però una grande avventura. E comunque, se ti farà piacere, ritorneremo con te sul pezzo e non solo per parlare di questo film e non solo. Assolutamente sì. Come la vedi questa apertura della mostra del cinema? Beh, è sempre bello quando apre un film italiano con tutti gli attori che stimo e appunto che fanno grande l'Italia, e quindi sono molto felice. Certo, è un anno complicato, era giusto fare un step, perché il prossimo sarà a Roma, e quindi ecco, vediamo. Io credo che comunque andrà alla grande, come sempre. Che poi, tra l'altro, il film di apertura è fuori concorso, sarà Lacci, sì, con Luigi Lucascio e Laura Morante e non Giovanna Mezzogiorno. E comunque ecco, credo che ne vedremo, sarà un bel colpo d'occhio come sempre. Quindi ritornando al libro, sì. Vogliamo ricordare i contatti, non solo, ecco, dove possiamo trovarlo e tutto quanto. Allora, La Sorella Sbagliata si può trovare chiaramente online su vari store e poi in tutte le librerie, esce domani. E noi siamo qua a dare proprio in esclusiva bellissimo. Va detto fantastico. Oggi proprio perché così domani corrono e lo prendono. Se lo dici in giornata su giornata, domani non ho un boom, certo. Mi sembra ottimo. Quindi corriamo, è di Harper Collins e La Sorella Sbagliata il titolo. Cri, per chiudere con Camilla. Corriamo tutti a comprarlo, perché no. Devo dire che, no vabbè, io ti ripeto, ti stimo come attrice, mi piace tanto, quindi sarò curiosa di scoprirti anche come scrittrice, quindi io lo consiglierei un po' a tutti. È un libro che abbraccia un po' diverse dinamiche, poi abbiamo detto è un libro in movimento più che, diciamo, statico, e quindi ti ringraziamo, io in primis. Camilla, io ti ringrazio veramente di cuore. Poi dietro le quinte ci sentiamo per aprire proprio qui a Terza Pagina Magazine, apriamo sempre dei spazi dedicati, l'ho chiamata pellicole ritratto d'autore, delle rubriche proprio dedicate al teatro, al cinema e non solo, e con te ti strappo questa promessa di ritornare sul tuo ultimo film e poi riaprire comunque la parte dedicata al tuo libro. Io veramente ti ringrazio con tutto il cuore. Grazie a Camilla. Grazie a voi, ragazzi. Camilla. Grazie, buon lavoro. Grazie, a presto. Ciao.